La Gazzetta del Palio presenta Radio Podcast, interviste e confronti sulla 76esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata della Gazzetta del Palio Radio Podcast, trasmissione dove parleremo del Palio Marinaro dell'Argentario grazie ai protagonisti che ne fanno parte. E questa prima puntata iniziamo con il Rione Valle. Rione Valle, qua accanto a noi abbiamo Maurizio Alocci, in arte Nasca, e Angelo Picchianti, detto Bubi. E loro sono rappresentanti del direttivo di Rione Valle, e con loro facciamo una chiacchierata su tutti quanti i progetti aperti da Rione Valle, su quello che è stato quest'anno la vita del Rione stesso. E poi ovviamente entreremo più nel particolare palio, palietto e eventi particolari, antepalio, insomma parliamo un pochettino di tutto un po', più che altro per aggiornare il Santo Stefanese che non è all'Argentario, che magari in questi giorni freme lontano il paesello e vuole sapere un po' di più, dopo la consegna dei battelli, cosa fanno gli equipaggi, cosa fanno i rioni, cosa organizza. Allora Maurizio, iniziamo da te. Buonasera. Sei il capitano di Rione Valle. E niente, spiegaci quello che è successo da settembre dell'anno scorso. Avete cambiato consiglio e quindi dopo un anno passato Rione Valle apre una nuova pagina con un consiglio diciamo completamente nuovo. Raccontaci un pochettino a grandi linee quello che è successo l'anno scorso a settembre. Niente, a grandi linee diciamo che il vecchio consiglio era arrivato a fine mandato e non si è ripresentato diciamo per la nuova candidatura. E noi, come si fa in questi casi, tutti quelli che sono intorno al palio insomma si vengono fatte diverse fazioni, che quando in certi casi no, noi insomma ci siamo un attimino espressi, un po' di persone su una linea da voler seguire, e abbiamo provato a fare un gruppo di persone che seguissero questa linea. Praticamente ci siamo trovati a fare questo consiglio con delle persone che pensano di dover partire, di cercare di ripartire dai giovani per evitare di andare su qualche vocatore vecchio, come purtroppo la situazione di questi anni si era creata, nulla togliendo ai vecchi vocatori che continuano ad esprimere serietà e sicuramente sicurezza per le parole date, ma abbiamo cercato di partire con un gruppo di giovani per fare diciamo una parola per dar vita a un progetto, una parola che nel Rione Valle non è mai stata tanto digerita, perché al Valle, come penso alla Pilarella e forse anche alla Croce, è sempre stato fatto un armo per vincere, mentre invece questa cosa purtroppo ci ha fatto vedere la fortezza, che con un po' di programmazione e insistendo su certi vocatori che magari anche al primo anno non fanno niente di spettacolare, si può arrivare alla vittoria che manca ormai da diversi anni. Questo è quello che noi abbiamo cercato di fare. E di conseguenza niente, abbiamo puntato su dei ragazzi che già avevano delle basi tecniche, in quanto avevano fatto dei paglietti e quant'altro, e niente, abbiamo cercato di fare un equipaggio, l'abbiamo messo in piedi con tutti esordienti. Purtroppo per la strada ci siamo persi qualche pezzo, qualcuno per cause di forza maggiori, vedi il ripensamento quasi immediato di un vocatore che avevamo scelto, vedi il fatto che uno dei vocatori, anche un buon vocatore, non ha trovato diciamo un'occasione di lavoro tale da non poter dir di no, però è successo a febbraio, quindi tutte le scusanti del caso, senza nessun problema, ci siamo parlati da persone civili e purtroppo diciamo l'abbiamo perso.
e questo ha fatto sì che siamo ritornati, diciamo, sul mercato. Il mercato purtroppo per il Palio di oggi offre sempre meno possibilità, perché una volta te imbarcavi la persona che magari aveva delle doti fisiche particolari o aveva già fatto dei pali o comunque vada era un atleta tra virgolette, adesso per il nuovo palio che si è venuto a creare, quando vai a puntare su una persona lo devi plasmare a immagine e somiglianza del resto del progetto, del resto dell'equipaggio, e quindi trovi tutte le difficoltà del caso. Abbiamo preso una persona che comunque vada come attaccamento a colori e via dicendo, non c'è nulla da dire, una persona tranquilla, una persona di cui fidarsi, e questa persona è Emilio Ballini, detto Prunella, che si è messa a totale disposizione andando anche a fare un rene che non era, diciamo, il suo. Da febbraio ad adesso ha fatto dei notevoli miglioramenti, ci ha messo tutto quello che ci poteva mettere. Poi però ci siamo trovati a giugno che un altro personaggio dell'equipaggio ci ha lasciato, e qui lascio la parola al mio amico Bubi, che magari vi può dire qualcosa in più. Infatti, Angelo, siamo andati subito ovviamente a bomba sul discorso equipaggio. Volevo prima fare un aperitivo, ma te sei andato subito sul primo, Maurizio. No, niente, allora Angelo, raccontaci le vicissitudini di questo equipaggio in questi ultimi, due mesi, da quando Simone Schiano si è sbarcato dall'equipaggio di Rione Valle, fino ad arrivare agli ultimi episodi, che credo abbiano bisogno anche di un chiarimento, perché si sono letti diversi post su Facebook. Io ho sentito solo una campana, però poi non ho sentito, io come ovviamente gli utenti che bazzicano il social network non sanno la campana del consiglio, però ecco, andiamo per ordine e dici quello che è successo prima con Simone e poi con Alessio Lamantia, che è l'ultimo che è sbarcato. Buonasera, allora partiamo da Simone Schiano. È sbarcato, non lo so, è venuto una sera, ha detto che lui non se la sentiva di far palio, che era da 5-6 mesi che ci pensava, e di punto in bianco, senza dare spiegazioni più di tanto, ci ha lasciato. Senza motivo, senza un motivo valido, senza niente, ha trovato lavoro. Lavoro da bagnino, cioè da lavoro stagionale, ci ha lasciato. E quindi vi ha lasciato problemi, quando è successo? Il mese di giugno, credo. Quando è successo? Giugno ci ha lasciato. Vabbè, comunque non ne abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto non abbiamo fatto un dramma, e i vocatori hanno trovato un'altra persona, che è adesso la Mattia. Oltretutto è un amico di un paio di loro, è un amico, e dava determinate garanzie. Al che, alla consegna dei battelli, cioè faccio un passo indietro, Alessio Mattia aveva espresso la volontà di portare il Guzzo del Valle allo scalo in piazza. Noi l'abbiamo detto che ne avremmo parlato, però non è stato poco il lasso di tempo tra quando abbiamo imbarcato Alessio e la consegna dei battelli. Un paio di settimane, per una cosa o per un'altra, siccome avevamo la festa, noi che abbiamo fatto la festa di inizio estate, abbiamo lasciato un po' da parte l'equipaggio per quella settimana, quindi non abbiamo parlato poco. E alla consegna dei battelli Alessio la Mattia in piazza ci ha detto testualmente: o portiamo, lasciamo il Guzzo in piazza, o io non faccio il palio. La sera dovevamo andare a cena, ci siamo trovati, sono venuti lì, ha ribadito il concetto e se n'è andato. Questo è quanto. Io non voglio alimentare polemiche, perché ognuno le decisioni le piglia come gli pare, però alla consegna da terra mi sa che è la prima volta che succede. Oltretutto dovuto prendere il Guzzo io con la barca a motore per farlo andarsene, e questo è quanto. Adesso abbiamo messo a bordo
Thomas Palmerini, abbiamo chiamato, che ha fatto il palio l'anno scorso, sì, ha fatto il palio col Valle, ha fatto diversi pari con la Pirarella, con la Croce, e secondo noi è un ottimo elemento, perché è un ottimo elemento, e basta, e questo è qua, è quanto. Ora speriamo che la l'amalgama del gruppo sia buona e che ci vediamo fino a 15, perché a questo punto quest'anno sono state tante le decisioni. Ci può essere sempre qualcosa dietro, lo sai che c'è, che volevo sottolineare il fatto che il Consiglio del Valle, chiunque ci sia stato dentro negli ultimi anni, è sempre stato messo sotto accusa per dire: ma che ci vuole, ma non lo sai che devi fare così, ma devi fare equipaggio in questa maniera, un equipaggio in quell'altra. Bisogna pure contare la componentistica fortuna, perché te ti trovi all'inizio dell'anno a voler fare un progetto su quattro ragazzi che a te non interessa se effettivamente questi ragazzi sono i nuovi Monaci, i nuovi Cucchioni, i nuovi Angioletto, i nuovi Pandoro, perché quelli saranno sempre comunque i nostri punti di riferimento attuali, diciamo, no? A noi interessa di fare un progetto. È normale che ogni progetto te parti, hai delle convinzioni, pensi che quell'equipaggio che metti a bordo va bene, poi l'anno successivo magari c'è quello che si è comportato un pochino peggio, c'è quello che si è comportato un pochino meglio, ti rivedi magari come in tutti i pali, uno lo sbarchi, ne imbarchi in altro e magari pensi possa essere migliore. Creare una base, ok? Come dimostrano i fatti, creare una base non è frutto solamente delle decisioni del consiglio o di chi cerca di creare questa base. Purtroppo ci vuole anche fortuna e bisogna incontrare le persone giuste nel cammino, perché se un vocatore decide di andarsene, purtroppo a seconda del momento in cui se ne va può metterti veramente in croce. E questo non è solamente e questo con il fatto che siamo in una federazione è ancora più accentuato, perché te ora come ora, se non tessere una persona entro il 31 luglio, no, una persona teoricamente non può fare il palio. Siccome capita spesso e volentieri che hai magari un equipaggio del palietto magari di ragazzi minorenni, di ragazzi che magari fisicamente ancora non sono formati e via dicendo, non puoi pensare che il palietto possa essere la tua riserva se succede qualcosa, anche perché in un anno come questo che 3-4 persone se ne sono andate, teoricamente che dovevi fare? Dovevi mettere ogni persona che se ne andava, dovevi mettere una a bordo al palietto. Quindi si crea tutta una situazione in cui quello che verrà fuori sarà comunque ben accetto, perché le vicissitudini sono state tantissime. Però vorrei far sapere a Contradaioli che non sembra tutto facile come da fuori. Ma infatti, diciamo, c'è questa un po', si è creata un po' una mentalità tipo allenatori a fantacalcio, no? Prendere, mette i giocatori lì, però poi c'è da combattere con gli impegni che hanno, con le teste, nel senso gente che magari manco si conosce, cioè non è semplice, diciamo, per gli addetti a lavori, per i non addetti a lavori, capire cosa c'è dietro un equipaggio, che te prendi, alleni e più, no, non è questo, perché comunque sono tanti, diciamo, i fattori. E voi, il Rione Valle soprattutto, è sempre stato un rione che ha tanti contradaioli, tanti rionali, e tanti sono quelli che stanno alla finestra, che magari non fanno parte, non sono vicini al consiglio e sono pronti a puntare il dito al primo errore, come se magari i loro errori non l'hanno fatti o che era vicino a loro negli anni prima ne erano fatti. Non è semplice al Valle governare un rione in questo modo. Non è semplice, pure perché tanta gente, tante fazioni, qualcuno che è contro qualcun altro per ripicche personali o per ripicche di palio, ecco. Quindi ecco, però io volevo ritornare all'argomento di prima, volevo sottolineare una cosa per mettere un po' di pepe. Io dico che un ragazzo 20-30 anni non dovrebbe neanche permettersi di sbarcare per una cosa futile così, nel senso, il Guzzo in Piazza del Valle
È una cosa, è una tradizione che è nata con il Guzzo del Valle al Valle, allo Scalo del Valle, è una cosa che è nata con il Pario. È una tradizione di 80 anni e quindi come può pensare uno per fare a vocare nel Valle e gli faccio portare il Guzzo in piazza? Viene da un altro contesto, è come se io andassi alla Fortezza e chiedessi delle cose assurde, che non... Voglio il Guzzo alla Fortezza, voglio che la Fortezza sia... è proprio una cosa assurda. E poi, anche da parte di tutti, bisognerebbe un po' smetterla, e sia in sede di ente pario, e sia in sede di amministrazione, di dire sempre il Valle deve portare il Guzzo in piazza, perché le tradizioni nel pario ci devono essere, perché se non ci sono quelle facciamo una gara remiera, la facciamo quando ci pare, va bene così. E questo è quanto, perché poi... Ma con me sfondi la porta aperta, perché io ho sempre sostenuto il fatto che il Valle debba portare il Guzzo dove gli torna meglio e dove è abituato a farlo. Dico sempre io, a Siena i cavalli vanno in contrada, rimangono a piazza. Poi sarà anche bello lo scalo di piazza con i quattro stemmi, ma la cosa non obbliga Rione a metterci il Guzzo solamente perché c'è uno stemma disegnato. Quelli saranno accontentati il 13 d'agosto, il giorno del paglietto o il giorno della consegna dei battelli. E, Angelo ha nominato l'ente palio. Ente palio quest'anno completamente nuovo, nuovi personaggi. E niente, come la vedete Maurizio, hai fatto parte già di un po' di riunioni di questo ente palio, se ci sono, se hai visto progetti, idee innovative, hai visto, non lo so, una convoglia di fare meglio. E io personalmente ritengo che magari con il dottor Tulino eravamo forse un pochettino, te la butto lì questa domanda, eravamo più, un pochettino più coinvolti, cioè abbiamo passato le invernate, quell'invernata lì particolare, a pianificare e poi abbiamo messo in pratica tutte le cose che ci eravamo stati detti in inverno. Mi sembra che un po' d'anni a sta parte, questo ente palio e quello che l'ha preceduto, dove ci siamo sempre trovati con la minestra già pronta e ci hanno portato per conoscenza le decisioni prese. Non so se anche te c'hai questa sensazione. Ma io ti dico che per quello che riguarda il discorso del dottor Tulino, io credo che noi lì avevamo raggiunto l'obiettivo che in anni ed anni, penso un pochino tutti, cercavano di raggiungere, nel senso che noi santostefanesi lo sappiamo come siamo un popolo strano, magari anche per su tante cose normali della vita quotidiana non ci comportiamo come si comportano le persone di altri paesi e via dicendo, siamo un po' particolari, e il fatto che una persona non paesana potesse diventare comandante del palio, non paesana nel senso non natia di questi posti, una persona del sud, una persona che non conosce la vera tradizione di questo palio, tanti hanno storto il muso di fronte a questa cosa, però per tanti invece era proprio il fatto che una persona esterna non fosse tanto coinvolta, che poteva vedere le cose oggettivamente per quello che sono e gestirle di conseguenza in maniera ottimale. E diciamo che col dottor Tulino non ci scordiamo che abbiamo provato a ridare vita a un pagliotto, per dire una stupidaggine, no? Che negli anni precedenti, per non prendersi responsabilità o roba varia, era andato scemando. Abbiamo cercato di fare in maniera materiale, di risolvere in maniera materiale alcuni problemi, alcune problematiche, vedi le scene sociali, vedi diverse cose che comunque vada da parte di altri antipali erano state viste, cioè nel senso i problemi non erano stati affrontati magari di petto, ma ci si era nascosti dietro no, non si può fare perché, o sì, possiamo farlo per come. E quindi secondo me, ritornando al discorso del dottor Tulino, il dottor Tulino poteva essere, lui stesso sa la stima che io nutro nei suoi confronti, poteva essere secondo me la giusta via. Detto questo, però, chi poi è subentrato al dottor Tulino non ha fatto male a livello del lavoro base che deve fare l'ente palio, l'ordinario, e portando avanti delle manifestazioni, delle cose collaterali che comunque vada per diversi motivi sono state addossate
all'ente palio, nel senso la gestite l'ente palio, addossate una parola che magari non calza bene, però comunque vada, l'ente palio degli anni passati si è trovata a fare la festa alla Marinella, si è trovata a fare tutti a poppa, si è trovata a fare la festa di primavera, si è trovata a fare un sacco di cose che comunque vada fanno parte magari anche dei festeggiamenti di tutto l'anno e via dicendo, però sono un po' lontani dal palio. Ora che cosa succede? Gli enti pali vecchi sono riusciti a creare questo connubio tra quello che dovevano fare di base più queste altre manifestazioni che avevano da mandare avanti. Ovviamente l'ente palio vecchio è uscito. È entrato un ente palio nuovo e l'ente palio nuovo è entrato un po' in ritardo rispetto ai tempi che eravamo abituati a conoscere, di conseguenza ha trovato le proprie difficoltà come noi abbiamo trovato le nostre difficoltà, e quindi diciamo che la macchina burocratica è partita un po' diciamo in ritardo, creando qualche problemino, però diciamo che io vedo da parte dell'ente palio attuale una voglia di fare, magari c'è un po' di inventiva, ci sono diverse cose e via dicendo, e quindi di conseguenza c'è voglia di fare, ci sono delle novità che magari il direttore artistico e le persone che gli sono accanto vogliono mettere in atto. Non vedo un ente palio fermo che rimane a sé, però un po' per questo discorso del ritardo in cui è entrato l'ente palio, un po' perché magari chi entra nuovo deve andare a chiedere con precisione, con dettaglio, deve andare a rompere le scatole, deve mettersi proprio lì a chiedere a chi ha fatto l'ente palio precedente come si gestisse qualsiasi tipo di evento, appunto perché è nuovo. Quindi io so che Roberto Verdile, Roberto Fanciulli e anche altre persone sono vicine all'ente palio nuovo per chiedere come si fa qualcosa e via dicendo, però a volte magari c'è qualche mancanza di comunicazione che porta a non avere una situazione ben delineata. Però dai, tuttavia, nonostante noi capitani a volte un pochino ci arrabbiamo e viceversa, tuttavia insomma stanno cercando di fare il loro meglio. E l'ultima figura dell'entepalio che è entrata è quella di Fabio Collantoni, nuovo diciamo direttore tecnico dell'entepalio, che subentra ad Andrea Metrano. E te, Angelo, fai parte diciamo del gruppo tecnico dove viene rappresentato dal direttore tecnico e dai rappresentanti rionali, e non c'è stato tempo, comunque non c'è stata diciamo tempo e voglia di cambiare alcune cose. Per esempio il discorso, quest'anno c'era la proposta di poter portare a bordo qualche innovazione, tipo cronometri, tipo GPS, tipo contavolpi, visto che i rioni, i vogatori, gli armi si allenano con queste strumentazioni, ormai sono anni che c'è questa proposta di portarli a bordo anche il giorno del palio. Però la Fortezza diciamo è stato il rione che si è proprio impuntato sul fatto di lasciare tutto com'è, ma non per un discorso di tradizione, per un discorso legato prettamente alla Coppa d'Oro, che quest'anno viene assegnata la Coppa d'Oro e quindi tutto deve rimanere così com'è, prossimo anno fate quello che vi pare. Diciamo, siete d'accordo con questa visione da parte dei colleghi fortezzaioli o magari anche voi eravate per poter portare queste migliorie a bordo tecniche? Ma per quello che riguarda le nuove tecnologie, questa cosa sono d'accordo, perché in tutti i sport ci sono, quindi addirittura ci dovrebbe essere la cuffietta a bordo, parlare con terra, ci dovrebbe essere tante innovazioni. Per quello sì, per quello che riguarda le tradizioni no. Noi abbiamo cambiato il metodo d'allenamento grazie alla Fortezza, perché da quando si è inserito il solare a fare il palio si voca alle 11 di notte.
il battello va portato in terra. Mi ricordo che voi lo portavate al Moletto una volta il battello. Ora se uno non può lasciare, non può lasciare il battello a mare, insomma. Per quello che riguarda l'ente palio ti dico che il direttore tecnico Collantoni, Fabio Collantoni, è un arbitro federale di pallanuoto, quindi meglio di lui, anzi è un arbitro internazionale, quindi meglio di lui la scelta non poteva cadere. È uno che farà rispettare, sono convinto che farà rispettare le regole, perché uno lo conosco bene, quindi e questo è tutto. E rimanendo nel discorso agonistico rionale, dall'esterno si vede che puntate molto su questo palietto, un gruppo che anche a detta di chi non è vallaiolo è ben messo, con una base credo che parte dallo scorso anno, seguito soprattutto, e quindi credo che ci puntate parecchio su questo equipaggio che fra pochi giorni, ricordiamo, il 3 agosto scenderà in acqua con gli altri equipaggi per la gara dei giovani. E quindi un'analisi un attimino su questi ragazzi. Allora niente, sempre per mantenere diciamo un discorso di linea giovani e per fare una sorta di cantera, come si dice in gergo magari più calcistico, e abbiamo cercato insomma di fare un buon equipaggio del palietto, che già l'anno passato già alcuni elementi si trovavano a bordo, e visto il poco allenamento che hanno avuto l'anno scorso, perché sono imbarcati praticamente a un mese dal palio, raggiungendo dei risultati raggiungendo un buon risultato per quello che era l'allenamento che avevano avuto, abbiamo deciso di cercare di riconfermare in toto l'equipaggio. Questo non è stato possibile perché qualcuno per motivi scolastici, qualcuno per altri motivi insomma non è rimasto, ma noi comunque vada, visto che hanno fatto un buon lavoro, l'abbiamo contattati tutti. E poi niente, sono partiti dalla base, è rimasta quella lì, con l'inserimento di un altro amico di loro che comunque vada è nel giro diciamo della pallanuoto, e come ben tutti sanno la pallanuoto è uno degli sport forse che fa degli scolpisce diciamo il fisico di molti atleti, insomma sicuramente un atleta di pallanuoto ha delle caratteristiche fisiche molto migliori rispetto a un atleta magari del calcio o di un altro sport. E quindi niente, siamo andati a cercare dei ragazzi in gamba e soprattutto dei ragazzi con la testa sulle spalle, e comunque andrà a finire il palietto, perché poi è sempre una gara dove conta l'emozione, conta tutto, quindi anche se magari agli occhi di tutti possiamo essere favoriti e via dicendo, poi la gara è un altro giorno, comunque vado a finire il palietto. Io non posso che fare complimenti a questi ragazzi perché hanno dimostrato serietà, hanno dimostrato che si lavora zitti e lavorare con i fatti, hanno dimostrato quello che devono fare. E niente, io non, se qualcuno mi sentirà lamentare del palietto può benissimo redarguirmi, perché non hanno mai dato una noia. Abbiamo anche lì comunque vada faticato un pochino per prendere diciamo un ultimo elemento, in quanto c'era un elemento a bordo che comunque vada poi per cause sue lavorative, così ci ha riferito, ha deciso di sbarcarsi, però anche questa persona l'ha fatto in tempi insomma non sospetti, quindi non ci ha creato grossi problemi. Abbiamo imbarcato un altro ragazzo che è imbarcato larva, è diventato farfalla, in quanto ha fatto una trasformazione fisica proprio grazie all'impegno che ha messo nell'allenamento. E ripeto, comunque vada, sono contento della serietà, sportività e del comportamento di questi ragazzi. Passando altro, Angelo, non usufruite per ora dello scalo di piazza, però l'hai visto, rispetto a quello che c'era prima. La piazza è nuova, hanno deciso di cambiare totalmente diciamo la disposizione della zona riservata ai Guzzi, e abbiamo questo nuovo spicchio dove i Guzzi dovrebbero coesistere. Che ne pensi?
Allora, premesso che a me la piazza garba, non è che non garba, è bella, cambia il colpo d'occhio e tutto quanto. Magari non è finita perché i lavori a Santo Stefano così si cominciano, poi si finiscono quando è. Che dire, la Laggio lì non è proprio fatto bene, perché bisogna mettere innanzitutto sempre piano a mare, sempre, ci vuole qualche consigliere che faccia piano a mare per tirare su un carro a battello. Poi, a detta anche di esperti, è contro mare, che se c'è mare non si può varare i battelli, perché vanno sulla, di traverso al mare, i battelli vanno sulla spiaggia. Poi per la, come facilità di tirarlo in terra è facile, tutti vanno bene in terra e si varano quasi bene se non ci fosse questo problema, che per vararli e per tirarli su bisogna mettere piede a mare. Poi non lo so. Beh, posso, io posso garantire che i primi 3-4 metri, ora è anche difficoltoso perché c'è la presenza dell'erbetta e non ce la fai a tirare, devi aiutarti sicuramente con la cima e poi usare, diciamo, i piedi per quelli che stanno al lato. Maurizio, abbiamo assistito alla festa del Valle, questa sagra che è stata fatta a inizio paese, dove il tempo sembrava metterci lo zampino negativamente, diciamo l'ha fatto per metà, la prima giornata poi è andata alla grande, quindi questo evento è garbato parecchio a tutti i paesani ed è stato comunque, insomma, anche un rischio poter fare una cosa del genere. Come mai quest'idea e quali sono le prospettive future? Allora, diciamo che questo evento è stato ovviamente un evento su cui avevamo ragionato durante l'inverno, e abbiamo ragionato durante l'inverno perché comunque vada, come tutti sanno, Rione ha bisogno di sostentamento per andare avanti e purtroppo il fenomeno dell'accattaggio, il fenomeno di chissà quale festa, chissà quale cosa, diventa sempre più sporadico e ci si barcamena un pochino perché i soldi sono sempre di meno e ne servono sempre di più per fare comunque vada un anno di allenamento e quant'altro. Questa, diciamo, è un'idea che devo dare il merito a qui presente Bubi, che l'ha sostenuta fin dall'inizio, perché memore delle vecchie feste della birra fatte negli anni che furono, sapeva che poteva essere una cosa ben riuscita, che piaceva a tutti quanti e che comunque vada poteva far sì di farci alzare qualche soldarello, che fa sempre comodo. Diciamo che è stato un vero e proprio salto nel buio, perché comunque vada i tempi sono cambiati. Una volta, se decidevi di fare la festa della birra, prendevi due transenne e facevi quello che ti pareva. Adesso permessi a destra, permessi a sinistra, il comune che comunque vada, nonostante tutto, non, ha del materiale, ma magari non sempre ce l'ha in numero, nel numero che serve, via dicendo. Insomma, comunque è stata un'organizzazione veramente molto, come dire, è stato difficile cercare di far tutto quanto, però alla fine è venuta una bella manifestazione. Diciamo che se devo fare una percentuale, cioè ho avuto un 99% di consensi e un 1% di persone che non sono state contente, quelle che comunque vada si lamentano sempre di tutto, dove parcheggiamo la macchina adesso che avete preso il parcheggio, il rumore, la musica e quant'altro. Comunque io penso che ci siamo mossi bene, ci siamo mossi per tempo, potevamo far sicuramente meglio, però era la prima volta, quindi speriamo che nei prossimi anni questa festa sia una piacevole ricorrenza e vada sempre a migliorare, perché comunque vada l'evento ha avuto, diciamo, è stato ben accetto da tutti, la gente si è anche divertita, quindi non è stata solo una cosa mangereccia, ma chi è venuto ha passato una piacevole serata.
Da qui al Palio ci sono meno di, un po' meno di 4 settimane. Il Rione Valle in cosa è coinvolto da un punto di vista organizzativo? Sappiamo tutti la cena rionale del 5 agosto, che poi magari Angelo ci spieghi un attimino dove viene organizzato tutto quanto. Ma da qui, diciamo, al Palio, dov'è che avete maggiori difficoltà, nel senso nell'organizzazione rionale, cose che comunque ogni rione fa ogni anno, che però hanno bisogno di una mole di lavoro non indifferente? Allora, la mole di lavoro più grossa che abbiamo adesso è gli HAT, quello di girare casa per casa, le bandierine, che il valle è immenso, mettere tutte le bandiere, tutti i danni, rinnovarle perché si rompono. Infatti quest'anno siamo un po' a corto di bandierine, qualcuno non sarà contento, però vedremo di, con nastri, con qualcosa, di sopperire a questo. La festa del Rione si farà come al solito nel Piazzale Candi, e spero che di farla, che le persone vengano, che sia una festa come gli ultimi anni, che riesca bene. E poi altri sforzi sono quelli di arrivare al Palio meglio possibile, meglio possibile. Io dico, quest'anno noi non abbiamo le pretese di vincere il Palio, ma di fare un bel Palio fatto bene, da mettere le basi per un futuro. Poi quello che viene, la speranza è sempre l'ultima a morire, però sinceramente io mi garberebbe che facessimo un bel Palio, che magari non ultimi, anche creare una base per il futuro. Sì, perché poi un bel Palio magari è sempre legato al tempo che ci mette, alle condizioni meteomarine e il tempo che ci mette, perché uno può arrivare anche ultimo, ma se arrivi ultimo con un gran tempo, cioè non è come arrivare a secondi, a 40 secondi di distanza dal primo. E Maurizio, niente, chiudiamo un attimino questa intervista con le aspettative e soprattutto anche queste novità che ci sono quest'anno sulla sicurezza, che già con i fatti incresciosi, col fatto increscioso di Torino, anche qui a Santo Stefano l'ente Palio e l'amministrazione hanno già anticipato che ci saranno delle novità sulla sicurezza. E niente, facci un attimino un cappello finale su questa situazione e sulle aspettative del Rione Valle, e soprattutto anche su progetti futuri che avete in mente, che magari vi garberebbe sviluppare il prossimo anno, e chi lo sa, magari negli anni a venire. Guarda, io per quello che riguarda tutto questo discorso sicurezza, penso che ora io non sono stato sinceramente a vedere, perché comunque vada, la vita da consigliere, figuratevi da capitano, ti porta via tantissimo tempo se nel frattempo c'hai anche una vita tua e lavori. Quindi non sono stato a vedere tanto quello che è successo nelle manifestazioni, né qua vicino né in Italia in genere, però non mi è sembrato di vedere chissà quale precauzione. Anzi, oggi mi è sembrato di vedere la notte rosa a Rimini, delle vie dove veramente lì bastava uno che si sentiva male e succedeva il pandemonio, ma non ho visto particolari precauzioni tali da far sì che chissà che cosa dovesse succedere. È vero che le cose sono successe, quindi sicuramente qualche precauzione va presa, però mi auguro che non si veda uno di quei pali come successe qualche decennio fa, una dei 10-15 anni fa, quando praticamente il paese era sotto assedio di forze armate, in quanto c'erano i cellerini, c'erano i carabinieri, c'era un delirio e sembrava che dovessimo andare in guerra. Quando poi alla fine, sì, è vero che il Palio è seguito da migliaia di persone, proprio al momento della gara, se va a vedere non neanche la più pari idea di quante persone ci siano, ma ce ne sono tante. Però fondamentalmente durante tutto il resto della giornata non è che ci sia questo afflusso, la gente viene a vedere il Palio al momento del Palio. Anche la sfilata stessa, la gente magari già posizionata nel punto dove andarsi a prendere il punto migliore per vedere il Palio e quant'altro.
mi auguro che insomma non ci siano grossi problemi e mi auguro anche che l'amministrazione, in quanto ricordiamoci sempre che c'è l'ente Palio, ma è l'amministrazione che gestisce, poi è il sindaco, nella persona del sindaco, il comandante vero del Palio, mi auguro che abbiano diciamo buon senso di non rovinare una manifestazione dove fondamentalmente non è mai successo niente. Per quanto riguarda il Valle, progetti futuri e via dicendo, non mi sento di qualcosa in pentola, magari ci potrebbe anche essere, però quest'anno veramente abbiamo avuto mille vicissitudini, mille sforzi che ancora stiamo facendo, perché 15 sembra che è dietro l'angolo, ma ancora manca un mese e questo mese ogni giorno è impegnativo. Si vive molto la giornata, io spero che di arrivare sempre a migliorare da qui al 15 a livello di rotture di scatole o di cose che possono accadere. Spero di riuscire a fare un bel Palio. Angelo giustamente ci è andato con piedi di piombo dicendo non abbiamo fatto un armo per, non siamo spudorati dicendo vogliamo vincere o via dicendo, però io insomma so che l'allenamenti preparatore ha fatto un buon lavoro, gli allenamenti procedono, anche se c'è stato qualche problemino potremmo fare anche qualcosina in più di un bel Palio. Poi ripeto, prima o poi sta fortuna girerà e è ovvio che pensare di vincere quest'anno anche voi della Pirarella siete praticamente l'equipaggio teoricamente che dovrebbe essere l'antagonista della Fortezza, ma anche voi penso che non dovete essere superbi da dire andiamo e cerchiamo di vincerlo, perché comunque vada la Fortezza, sappiamo quello che vale. E niente, io auguro buon Palio a tutti e spero che Rione ci sostenga, perché tutto quello che facciamo lo facciamo non solo per l'equipaggio ma anche per gli interessi del Rione stesso. Cerchiamo di fare tutto per tutti, dalla vecchietta al bambino, quindi anche se vedete che qualcosa non va sosteneteci sempre, che cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare. Grazie. E quindi finisce qua la prima trasmissione della Gazzetta del Palio Radio Podcast. Un ringraziamento a Maurizio Alocci, capitano di Rione Valle, e di Angelo Picchianti, consigliere direttore tecnico, addetto tecnico del Rione stesso. Grazie di tutti, grazie dell'ascolto.